Cecilia Rodriguez rassicurata da Belen su Monte, la confessione. Francesco Monte e Cecilia, la rivelazione di Belen Rodriguez. L'inizio della quinta puntata del Grande Fratello VIP non è certa stata avara di emozioni. Il motivo? Luca Onestini ha potuto incontrare il fratello. Purtroppo però quest'ultimo gli ha rivelato che la sua fidanzata Soleil Sorge è stata sorpresa insieme al suo più acerrimo rivale Marco Cartasegna. E in quell'esatto istante il giovane ex tronista di Uomini e Donne è scoppiato in lacrime, facendo commuovere tutti i telespettatori del reality show condotto da Ilary Blasi. Finita qua? Nemmeno per idea, perché successivamente gli autori hanno voluto fare una sorpresa a Cecilia Rodriguez e al fratello Jeremias, permettendo loro di incontrare Belen. La prima ad incontrare la conduttrice di Tu Si Cue Vales è stata Cecilia. Ovviamente, nemmeno a dirlo, la commozione è stata tanta. E proprio in questa occasione Belen ha voluto rassicurare la sorella sul suo fidanzato Francesco Monte. Difatti, la giovane, dopo tutto quello che è successo al concorrente Luca Onestini, è sembrata essere un po' preoccupata. Motivo per cui Belen le ha detto di stare tranquilla da questo punto di vista. Successivamente che è stato il momento dell'incontro tra Belen Rodriguez e il criticatissimo Jeremias. Cecilia Rodriguez, la confessione di Belen su Francesco Monte. In questi giorni Jeremias Rodriguez è stato un po' nell'occhio del ciclone perché ha discusso animatamente con Simone Izzo, arrivando anche ad offenderla. Per questo motivo si è scatenato un vero e proprio finimondo sui social. Ma non è finita qua, perché giusto qualche giorno fa anche il marito di Simone Izzo è esploso furiosamente contro il fratello di Belen Rodriguez, scrivendo un lunghissimo post su Twitter e chiedendo esplicitamente agli autori del Grande Fratello VIP di prendere provvedimenti. E proprio su questa faccenda, Ilary Blasi ha voluto chiedere un parere alla sorella di Cecilia Rodriguez, la quale ha asserito: fa parte del suo carattere e lui si colpevolizza su alcune situazioni e è in con se stesso e... Finito questo momento dedicato al fratello di Belen e alla fidanzata di Francesco Monte, che è stato il verdetto sulla nomination, Simone Izzo è stata sconfitta dall'attore amatissimo dalle donne Lorenzo Flaherty. Per questo motivo è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Insomma, il reality show è iniziato da circa un mese, e ci sono stati tantissimi colpi di scena, tra eliminazioni inaspettate, espulsioni, litigi e diverse polemiche. Ci saranno altre sorprese? Altre discussioni da qui alla fine della puntata?